Nel fine settimana, nell'ambito dei servizi antidroga e di controllo dei flussi dei tossicodipendenti da Ferrara a Ravenna, la Polizia di Stato ha arrestato a Massa Lombarda un cittadino albanese di 30 anni, incensurato. Gli uomini delle squadre mobili di Ravenna e Ferrara, dopo aver tenuto sotto controllo l'abitazione del trentenne, hanno colto lo spacciatore proprio mentre vendeva una dose ad un italiano. La cosa importante, ancora una volta, purtroppo si evidenzia questo flusso di tossicodipendenti che dalle province limitrofe vengono a Ravenna per acquistare sostanze stupefacenti di diverse tipologie, dall'eroina alla cocaina alla marijuana. Nel contesto, dopo un servizio, si è accertato che ha effettuato la cessione ad un giovane italiano e quindi si è proceduto ad una perquisizione che ha dato subito un esito positivo. All'interno è stato trovato oltre 80 grammi di cocaina confezionati, il classico materiale per il confezionamento, circa 300 euro in contanti ritenuto provento dell'attività illecita. Una particolarità dell'arresto è stata quella che la droga era stata inserita poco prima in una busta dell'immondizia dalla madre e all'atto dell'uscita della madre dall'abitazione è stata fermata, all'interno è stata trovata la droga e quindi è stata denunciata anche la madre di 60 anni. È stato arrestato, quindi portato in questura per l'udienza di convalida che c'è stata e attualmente in custodia cautelare.